Siamo pronti? Iniziamo, iniziamo, dai, iniziamo. Siamo qua a blaterarci, iniziamo. Iniziamo. Vai, okay. Adesso aspettando a te. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti di nuovo qua sul canale di Mario the Best per il gameplay di Harry Potter e la pietra filosofale per PlayStation 1. Qui compagnia con me oggi c'è un bambino che è proprio quelli che è proprio grossi. Vai, vai, ripresentati, vai, vai. Però ho messo pausa allora, così a caso. Sicuramente tutti quanti mi conoscono perché sono famoso. Ovvio. E ovvio, ovvio. Io ti conosco perché da grande abbiamo deciso che facciamo i benzinai. Quindi è sicuro. Giusto? Tu fai il benzinaio. Io aspiro a qualcosa di più grande. Certo, il lavapiatti. No, aspetta. Lo spazzino. Ma è vero che ci vuole la laurea per fare lo spazzino? Ovvio. Ma questi che si stanno a guardare qua? Boh, e cazzo ne so. Beh, vabbè. Ragazzi, allora, dobbiamo andare alla Gringot a prendere prima dei soldi, dei bei sordoni, banca Gringot. E dopo dobbiamo andare a comprare quelle cose che ci ha detto Hagrid, che cioè, gli serve una piuma di pavone. La Gringot, ragazzi, la Gringot, la banca dei porci. Che poi è bella, no? Questa qua, questa Gringot, ci sono quattro, ma dico quattro e basta, di sti cosi qua che fanno le... Che cazzo stanno facendo? Boh, non lo so. Vabbè. Intanto noi non ci interessa perché dobbiamo andare nelle gallerie per prendere una cosa importante. Falci, galeoni e zellini. Vai, iniziamo. Possiamo riprendere dopo il blackout momentaneo causato dal nostro buon cenere mist. Parliamo con Unci Unci che poi ci tradirà nel sesto capitolo. Ma non lo diciamo mai. Nel sesto capitolo. Nel settimo ho detto. Vuoi parlare bene? Unci Unci tanto non ce ne frega quello che dici. Perché guarda, quando c'è cenere mist non dobbiamo ascoltare i dialoghi. Perché tanto lui non li capisce. Ma... stai, devi raccogliere i fascicoli strani. Volevi, sì. Ma, se, ma prima c'era Doraemon all'inizio della... Se vuoi visitare... Quando sì, sentato... c'era Doraemon, c'era Doraemon. Oh, ma lo sai che... Parlando di questo gioco, no? Lo sai che sì. Solo tipo 3-4 giorni fa ho visto per la prima volta la parodia di Death Camel. No, dai, come hai fatto a non vederla prima? Eccezionale quella parodia. Non era mai apparsa. Tu devi essere Harry Potter mentre c'è la foto di Doraemon. No, è fatta veramente bene. Io mi sono... Mi ricordo che la vidi per la prima volta su Skype insieme a Salvo. Mamma mia che risate insieme, porca troia. No, sì, no, no, era fatta veramente bene quella parodia lì. Ma lui potrebbe farle anche per la versione PS2. Il materiale ce l'ha, gli tira il culo farlo. Boh, Death Camel è proprio un idiota. Ma sì, le visite ce le ha, ce la conoscono tutti. Buon pomeriggio, benvenuto. Se vuoi andare in bagno, premi X, vai in bagno un'altra volta. La miniera ci sono i diamanti. 3 ore solo per sentire. Ok, allora io qua non lo so se prenderemo la figurina, io lo dico. Guarda, tu ci devi uscire. Io ci provo, però ultimamente non è che ci provo, quando devi farlo, quando abbiamo, ma quando mi hai fatto installare, quando mi hai fatto installare l'emulatore per giocare online, mi si sono tipo disabilitati i save states. Wow. Oh, l'ho preso questo... tutti. Ah, ma tu stai usando l'emulatore per giocare online? No, l'ho riscaricato quello di Junkio, ma molte cose non mi funzionano. Ma che schifo. Ah, ecco perché l'ha scaricato da Junkio. Sì, però le impostazioni sono quelle del porco Giuda, aspetta. Qua è difficile parlare e rimanere concentrati. Ok, le impostazioni sono le ha prese dall'emulatore che avevo prima per giocare online. Probabilmente hai messo Netplay Cyberpad, c'è ancora impostato quello. Probabile. Io non sono imparato come a te, quindi molte cose non le so. Mi ricordo il tutorial che facessi sui PSX, il BIOS. Questo è il BIOS e praticamente... Il BIOS, ma quando mai? Ma io non l'ho mai detto, BIOS. Il BIOS. Cos'è, si mangia con yogurt? Il BIOS. Ma in realtà mi ricordo che avevi detto BIOS, BIOS, non so come si pronuncia, quindi mi ero anche scusato. Cosa che tu non fai mai. Ma se tu non sai parlare... Cioè, veramente... It's a very very retardonated. Oh, abbiamo finito, abbiamo prese tutte. Ma abbiamo preso tutte. Congratulazioni, cioè fai schifo. Sono 65, che bello. Anche no. Ce l'hai fatta? Sì, l'ho preso, però non lo so se ho preso la figurina. Perché per prendere la figurina devi prendere tutti i gioielli. Sì, ma quante ne hai presi di gioielli? Diciamo? Diamo. E che ne so. No, si è chiusa la porta a chiave. E non ho preso la figurina. No,
Finale alternativo, addio. Ma chi se ne frega del finale alternativo? Guarda, c'è un finale schifo quel film. Quello alternativo è stupendo, c'è un colpo di scena incredibile. Sì, sì, certo, cosa c'è? C'è Ron che si abbassa i pantaloni. Vorresti, eh? Hermione vorrebbe. No, no, vabbè, comunque, anni, cioè, dai, io lo sapevo da quando ho iniziato il Let's Play che non l'avrei fatto al 100% per colpa di queste tre figurine. Cioè, dovrei con i save states, ma è brutto. Poi si rovina l'atmosfera videoludica. In realtà ti scocci. Anche molto. Però non dirlo a nessuno perché deve essere un segreto, Certo. Va bene, però dai, anche se ne prendiamo anche una di tre, sono felice, sono contento e mi sento realizzato. Sì, ma guarda che la prima, quindi... ma la prima è la più facile. Allora si è messi male, ho capito. Ma vedi che quando devi, allora, praticamente devi prendere giù i diamanti, no? I cristalli. Sì. Non quelli di Crash, quelli di Harry Potter. Scusate. Quando devi prenderli, ti appare in alto a destra, se non sbaglio, il simbolo del diamante. Ciò significa che devi prendere tutta l'ordata di monete che viene dopo. Ah, guarda, io non lo so. Io non lo so. Ma non so se mi posso fidare di te al 100%. Posso fidarmi di te al 100%? Cenere Mist. Parlavo con un mio iscritto l'altro giorno e mi aveva chiesto mi piace Cenere Mist perché c'ha questa particolarità di non farsi vedere mai in faccia. E io gli ho detto sì, lo so. Infatti ho detto tale nome del canale, tale dato di fatto, perché ti chiami Mist, mistero della faccia. Ma tutti non sanno che io la faccia la so. Ma io prima di chiamarmi Cenere Mist, sai come mi chiamavo? Harry Potter giochi. No, vabbè, quello di YouTube, di God Potter. Forse me l'avevi già detto, no. Ma non mi ricordo. Specchio Mist. Specchio! Così a caso, specchio così. Ma anche Cenere a caso, dai. Ma no, è cenere, vuol dire cenere, il fatto che c'è la fiamma che poi si spegne, che rimane la cenere, insomma, c'ha un suo significato mistico questo nome qua. Ma pure lo specchio, tutti vai per lo specchio delle brame riflette col tuo desiderio, il mistero dello specchio delle brame, c'è il mistero. Anche quello onesto, dai, lo accettiamo, ti accettiamo così. Beh, come sei con l'accetta. La seconda è la domanda che molti giocatori di questo gioco si sono posti è... perché bisogna raccogliere le scartoffie? Per riuscire a prendere i soldi, tipo. Per riuscire a entrare nella gang bisogna firmare dei soldi, dei fogli. A burocrazia, in genere. Senti una cosa, ma... La grande che lavoro vorresti fare è il benzifiume, lo sai da gente. Ma l'Isis, sai l'Isis? Tra 40 anni diventa was, mamma mia, sei vecchio con ste battute, cenere! Dai... Aspetta. Dai, la volevo dire io. Però era brutta. Ti dico che è brutta. Poi qua stiamo andando a una velocità sorprendente, te lo dico. Need for Speed Most Wanted. Harry Potter Wanted. Congratulazioni. Il bello è che il folletto all'inizio aveva una voce da finocchio. Adesso c'ha una voce. È vero, sì, mi ricordo. Prima faceva buona fortuna. Cioè, si vede che tipo mentre andavamo ha preso. Oh, quello della. L'ultimo folletto, quello là dei galeoni. È antipaticissimo. Antipatico, dici? Oh, ma ti ricordi quando tu facesti il video delle cose che non ti piacciono della pietra filosofale? Sì, mi ricordo. Dicesti fatto del doppiaggio. Ed effettivamente sì. C'è il doppiatore di Hagrid, Pietro Baldi, che ha fatto Hagrid, Doraemon, che dico? Hagrid, Vitius. Ha fatto il folletto all'entrata della Gringotts e poi doppia anche il folletto all'uscita, nonostante le voci siano diverse. Cioè, il timbro di voce è lo stesso, però cambia tono, rimane lo mamma stesso mia, poi doppia Sir Cadogan sempre qua dentro, mamma mia. Ha fatto tutto lui praticamente, quasi tutto. Io non mi sono mai chiesto cosa ci fossero questi cassetti aperti, io pensavo ci si potesse salire, invece no, sono messi così a cazzo di cane. Ma io non ho mai fantasticato su questo gioco, perché non ha... L'ho scoperto da 5 anni più o meno. E solo 3 anni fa l'ho giocato per la prima volta, quindi pensate. Già lo sapevo, ma ora ci sono delle cose su YouTube. Non lo so, potevano riprovare, tipo aggiungere qualcosa, fare una seconda versione, però boh, chi se la sarebbe cagata, quasi nessuno. Ma alla fine i giochi di Harry Potter perché hanno avuto successo? Perché ci giocano solo i fan di Harry Potter, le fan di Harry Potter sono tantissimi. Ma cioè, a chi non piace Harry Potter, diciamocelo, non è che... A chi non piace Harry Potter è difficile che giochi questi giochi. Ma infatti, non ci gioca proprio. Cioè, voglio mettere...
una persona a cui non piace Harry Potter che gioca a calice di fuoco. Mamma mia, veramente, cioè, odia Harry Potter già prima di guardarsi il film o leggere i libri. Mamma mia, che brutto. Cioè, se avessi scoperto Harry Potter grazie a quel gioco, non avrei gli stessi pensieri che ho adesso. Molto probabilmente, molto. Io sto giocando ai Doni della Morte, parte 1, mamma mia. Gli altri brutto. Cioè, in realtà manca poco per patinarlo, però... Comunque questo folletto mi ha ricordato molto la voce di Piton, cambiata, quella di Claudio Moneta. No, ci fai caso a ste cose quando lo rigiochi tantissime volte. No, vabbè, sì. Ovvio, ci sta. Ma poi una discussione, te l'avevo pure detto, una discussione con un amico... Che praticamente il doppiatore di Harry Potter cambia dal primo al secondo. Cioè, oppure cambia dal della, per la PS1, dici? Versione sì. PS1, dici? Forse sì. Però non penso. Non so se sia lo stesso doppiatore con la voce più matura. Però vabbè, è passato un anno dall'uscita dei due. Cioè, non è che sia passato sì, un. Sì, ma pensate. Ma pensa il primo Harry Potter e il secondo, il film. Non ci credo, le ho prese tutti. C'è differenza della voce del primo e del secondo. Ma non lo so, ti dico, io ho giocato a Kingdom Hearts 1 e la voce del doppiatore ha un certo tono. Ho giocato al 2 e era diversa e ho pensato, hanno cambiato doppiatore. Poi leggendo su internet e sentendo parecchio, è lo stesso però con la voce più matura, perché è cresciuto l'attore. Sai, crescendo la voce cambia. Ma anche io questa cosa l'ho sempre sospettata, però non l'avevo mai dimostrata. Il fatto che il doppiatore della Dieti del terzo è lo stesso del quarto, del quinto e del sesto. E il primo impatto non lo senti, però sì, è la stessa. Porca, sto prendendo tutti i pali, oh! Lo so. Mannaggia. Ma questo è il terzo, vero? Sì, per fortuna, ringraziando il signore, sì. No, qua non finivamo più davvero. Cavolo, ma ci mette 3 ore a girare sto coso, non mi li fa prendere tutti. Io dico alla mamma adesso, io lo dico a mia mamma. Così gliela fa vedere al 100% questo gioco. Mai comprato? L'hai completato questo gioco al 100%. Mai. No, una volta sì. Una volta quando ero piccolino, perché non avevo niente da fare, ho detto boh, proviamo a metterci qua. E ci ho provato tutte le volte, le ho prese tutte e tre. Però non sapevo ancora del finale segreto, perché tipo ci ho giocato solo così. Non sono mai riuscito a vederlo interamente. L'ho guardato su internet, altrimenti internet a che serve? Faccio schifo. Dimmelo un'altra volta che ti vengo a picchiare a casa. No, intendevo il finale alternativo. Ah, pensavo lo dicessi a me. Mamma mia. Puoi tornare. Ma sai che dimmelo, sai che quando Mars fa schifo? No, non è vero, è un bel gioco. Io non ci riesco a giocare, però. Cioè, è bello senza dubbio, però non ci Oddio, un altro che dice non ci riesco a giocare. Ma giocaci. Cos'è? Anche io tipo io. L'ho iniziato tipo 3-4 volte, ma se ce l'ha fatto un impedito come me che muore nei livelli banali, che ho sconfitto anche il boss finale, che ti giuro ci ho pianto l'anima, però alla fine c'è ogni sforzo per cui mi sono lamentato è stato ripagato. C'è un finale che ti toglie il cuore per un minuto e te lo fa rientrare dentro. Sì, ma io lo so che Sora muore, però insomma volevo dire. Ma non so muore, che cazzo stai dicendo? Ho spoilerato, scusa, ho spoilerato. No, scusa. Sì, hai rispoilerato. Stavo vai dicendo. A fanculo unci unci. No, ho mandato un attimo a fanculo unci unci perché ci ha preso un po' per il culo. Però adesso sto uscendo dalla sala grande. Camera blindata 687. Comunque, stavo dicendo. Dimmi, dimmi. Ah, che vecchio Alzheimer proprio. Domas, no? Io l'ho cominciato un sacco di volte da capo, sempre da capo, sempre da capo. Ma non è che non lo continuo perché è difficile, perché è un genere di gioco a cui non sono abituato. Ho capito, però la storia la cominci a capire quando arrivi quasi a metà gioco. Se giochi solo la parte iniziale, ok che non ti prende. Anche a me l'inizio, lì la barca, i mondi di Tarzan. Sei arrivato al mondo di Tarzan, almeno. Ma no, io stavo proprio all'inizio, quando... proprio come si chiama? Neanche il mondo di Tarzan ha fatto questo, maronna mia. Devo imparare a fare le amicizie più giuste la prossima volta. Va bene, Cenere, la parte è finita, dobbiamo salutare. Poi ma facciamo il secondo episodio sempre insieme, dove prendiamo gli oggetti, ti va? Perfetto ragazzi, la parte numero... Oddio, la parte 12, credo che sia la parte 12, finisce qua. Cenere, per questo episodio quanti mi piace chiediamo? Allora, perché dobbiamo chiedere mi piace. Dai, dica. Tutti quanti dicono... chiediamo tanti mi piace, noi ce ne accontentiamo di uno. Ma che di uno? Dai, almeno 30 ci dobbiamo arrivare. 30 è il numero perfetto.
30? Vabbè, 30 va. Va bene? Vanno bene? Ok. Prossimo episodio, domani, credo sì, domani uscirà il nuovo episodio, sempre in combianche con Cenere Mist, perché Diagonale mi ha chiesto che la vuole fare lui, perché gli piace, l'ha programmata lui alle studi di Electronic Arts nel 2002, gli ho detto va bene, la facciamo. Iscrivetevi, passate dal canale di Cenere Mist, perché fa veramente video di me, volevo dire belli, fa veramente video belli, passate, iscrivetevi, ci vediamo alla prossima, ciao! Addio. Mamma mia Cenere, queste cose non si devono dire però, eh. Cenere ha i suoi problemi d'amore. C'è la sua ragazza che non gliela vuole dare perché dice che non si sente pronto. Infatti manco. Sì, sì, vai in bagno, dai. Noi in questo momento potremmo benissimo offenderlo, che lui non capisce un cazzo. Infatti Cenere è veramente una persona di merda. Quando l'ho conosciuto, veramente, mi ha fatto proprio schifar cazzo, veramente. Sul serio, sto scherzando. Sul serio, veramente, è una cosa molto brutta. Ma molto 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 brutta. Molto molto brutta, perché lui veramente, quando era in bagno una volta, ha fatto la sciolta per terra. Che schifo. Ma una cosa veramente veramente brutta. Ma poi per esempio una volta l'ho visto che cagava per terra, gli ho detto Cenere, ma che stai facendo? E lui ha detto Marino, mi sto sentendo male, per favore lasciami cagare in pace, chiudi la porta. E io ho detto va bene, ho chiuso la porta e me ne sono andato. Però sentivo degli squarci, degli odori strani. Poi una volta ho aperto e era tutto pieno di merda. Poi ho detto Cenere, che stai facendo? Dove Marino, sto continuando a cagare perché veramente non riesco più a tenerla tutta dentro. Ho detto vabbè, ho capito, ma pulisce tutto sporco per terra. E lui si è preso su, ha preso il moscio, ha continuato a pulire. E poi finalmente ha pulito tutto e ora si sente bene. Oh, è finito! E che palle!